Comunicato ufficiale del Movimento Estremista Ligure per tutti quelli che ci manca, un comunicato ufficiale del Movimento Estremista Ligure. Amici Liguri, sta per incominciare la fase 2 della quarantena che prevede alcune regole e alcune restrizioni. Prima di tutto, bisognerà indossare quando si esce le mascherine. E per me questa è una cosa positiva, essendo un brutto ed essendo abituato a quando cammino per strada che la gente mi vede e fa... cioè mi fa... Quindi, per tutti i brutti, un grande atto di liberazione. Per i belli, noi proponiamo di farsi una bella fotocopia della propria faccia, tagliare la metà di sotto, mettere la sua mascherina in modo che la gente dice «Bellin, che bello!». Seconda regola, ci sarà da tenere la distanza di un metro. Su questo noi abbiamo molto da ridire, in quanto noi Liguri ci viene di natura da starci almeno 5 metri di distanza. Poter non salutare la gente, far finta di non conoscerla, magari se vediamo uno... passare dall'altra parte della strada, questo dovrebbero imporre per legge, per venire incontro a noi Liguri. Seconda questione, una cosa che nessuno ci pensa, ma per me è molto importante. In questi giorni di clausura, marzo, aprile, purtroppo c'è una bomba potenziale, tra 9 mesi ci sarà un boom di nascita in Liguria, che la nostra regione non è abituata ad avere così tanti bambini nuovi. Dovremo essere pronti a convertire dei campi da bocce in parchi gioco da campo. Ultima questione, la questione dei milanesi. I milanesi... purtroppo, in questo momento, ci vogliamo bene. Ma noi non vediamo l'ora di poter dire che ci stanno di nuovo sul cazzo, che vengano da noi, poterci dire Milano suca. Non vediamo l'ora di vedere qualche milanese che se la tira nei negozi, che sembra tutto lui, in modo da poter giustificare il nostro bellino storto. C'ho un naso che mi tende a uscire. Nell'attesa di poter tornare a dire Milano suca, ma questo è un progetto molto futuribile, accontentiamoci di dire coronavirus suca. Hasta la Liguria sempre, verranno tempi migliori.